favola, quella di Totti che sta andando verso i luoghi diversi e c'è una provocazione Totti agli europei. È forte. Sì, anche quella è una favola, a modo suo è un'altra favola. Poi insomma la vita mi porta a due persone che onestamente mi sono molto molto vicine, anche a livello, soprattutto a livello affettivo. E no, la cosa degli europei non mi permetto di giudicarla. Guardi, c'è una sua collega che un giorno carinamente, posso dirlo anche dire, penso che sia una sua collega, delle Iene, che mi hanno chiesto, mi hanno inseguito tutto un giorno, ma non che non ci volessi parlare, che fisicamente non c'ero. Alla fine ho detto fermatevi, ci incontriamo. Il tema era perché non era stata convocata un atleta nel tennis tavolo, la Stefanova. E io ho risposto nell'unico modo che posso rispondere, che non è diplomazia, è un dato di fatto. Dico, guardi, se qui il CONI con 45 federazioni, 30 olimpiche, più diciamo anche diciamo, le altre all'interno delle varie discipline sportive all'interno delle federazioni, diventa un mostro quasi con 100-110 sport, si mette a decidere lui, il CONI, chi convocare, qui onestamente diventa, io ho detto un bazar, ma avrei potuto dire anche qualche altra cosa. Ma no, ma io non sono Conte, assolutamente. Però una cosa mi sento di dire, che Conte ho molto, non solo condiviso, apprezzato, quando ha detto che rispetto a 10 anni fa, quando l'Italia vinse il mondiale, indubbiamente chi fa il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio aveva un bacino, un potenziale di circa 100 atleti su cui convocarne i famosi 22 più 1, 23, insomma i 24 più 1, insomma quel discorso che conoscete, e oggi invece lavori di fatto su una base che è quasi un terzo. Basta d'altronde capire che vedi le ultime partite, siamo arrivati al record che neanche un italiano in campo. Oggi nella giunta nessuno me l'ha chiesto, però dovevamo fare l'allocazione del numero degli extracomunitari, così come è stato recepito una direttiva da parte della Presidenza del Consiglio, abbiamo abbassato, mi sembra, di altri 25 unità la quota degli extracomunitari. Noi più di questo non possiamo fare.